Sillo play basso mi è sembrata una buona soluzione, pensa che possa essere riproposta nel futuro o no? Sì, ma non solo Izzillo, mi piace nominare tutti quei giocatori che questa categoria non hanno vista neanche col cannocchiale, invece da che siamo partiti sono cresciuti in maniera esponenziale. Quindi dico Bortoli che è il 94, Izzillo che è il 94, Silvestri che è il 93, Donnarumma ben venga, sono 2,92, quindi una crescita da parte di tutti. E la partita l'avete vista voi, io giudico quello che la mia squadra ha fatto e ha fatto molto bene, anche se al primo tempo ci siamo forse abbassati un po' troppo, ma vi posso assicurare che il Foggia è una squadra che ha grande qualità. Vedevo la formazione all'inizio, avevano 31 anni più di noi e non fanno minutaggio, è una squadra che è stata costruita per ben altri obiettivi, quindi dispiace aver preso gol nel secondo tempo, forse nel momento in cui loro erano calati e noi stavamo leggermente uscendo. Al secondo tempo le abbiamo provate tutte ma non siamo riusciti ad arrivare a un pareggio che penso sia assolutamente, e forse c'era ancora da recriminare. Buonasera mister. Buonasera. Una domanda innanzitutto su un singolo, come ha visto Silvestri destreggiarsi spesso con un cliente assolutamente scomodo come Iemmello, Silvestri oggi ritornava centrale, poi comunque nel complesso cosa recrimina, cosa si sente dire maggiormente ai suoi ragazzi dopo la sconfitta di oggi, ecco, qual è la sua recriminazione maggiore? Come dico sempre, io adesso spiego, il Foggia ha vinto, si porta a casa i 3 punti, ho fatto i complimenti a loro, li ho aspettati davanti alla porta e uno a uno li ho ringraziati, non mi sento di dire altro, la partita l'avete vista tutti, abbiamo praticamente fatto fare il Foggia un tiro in porta, è una squadra che costruisce 5-6 palle gol nitide ogni partita, abbiamo fatto una grande fase di non possesso palla, forse dovevamo alzarci un pochettino di più, ma allo stesso tempo diamo anche merito agli avversari che hanno altre ambizioni per questo campionato. Per quanto riguarda Silvestri, ha fatto una buonissima partita, ma come lui tutto il reparto difensivo e così anche il reparto di centrocampo, che era un reparto inedito oggi, e tutti quelli che sono entrati anche in corso d'opera. Era poi forse un gol evitabile, più per la pressione mancata al momento del tiro o magari perché Giuliano poteva fare qualcosa in più? No, ma forse prima, insomma, abbiamo perso una palla un po' bruttina sull'esterno, una palla che doveva andare fuori, invece l'abbiamo portata all'interno. Sono errori di gioventù che fanno parte, come sempre dico, di un processo di crescita a cui dobbiamo abituarci. Era una palla che andava gestita in maniera diversa. Poi insomma la dinamica del gol, dovevamo e potevamo fare qualcosa di più. Abbiamo visto però in corso d'opera un Bielanovic finalmente sulla giusta strada. Sì, ma è un giocatore che abbiamo aspettato, che stiamo aspettando, è un giocatore per noi importante. Mi piace nominare anche Paez che è entrato e ha fatto bene, lo stesso Gaeta che ha avuto una buona occasione. Come dico sempre, io guardo il gruppo, non guardo il singolo, e spero di recuperare anche tutti quanti gli altri. Oggi avevamo giocatori importanti fuori, Pepe, Altobello, Nigro, Bucolo, però sono particolarmente contento perché ha giocato e ha dimostrato che la crescita è stata importante, dobbiamo solo continuare a lavorare. Buonasera mister. Buonasera. Mi ha bruciato un po' la domanda quando ho risposto alla prima intervista, la prima domanda. Per quanto riguarda il Messina nel primo tempo, non ha atteso un po' troppo il Foggia? È stata una scelta della squadra oppure è stato anche un po' di paura per quanto riguarda l'avversario o lo stesso avversario che ci ha un po' rinchiusi nella nostra metà campo? Ma sapevamo della qualità di questa squadra, questa è una squadra che ha grande qualità e quando abbiamo potuto siamo riusciti a prenderli alti, nel momento in cui si perde palla e siamo nella costruzione del gioco è una squadra che propone calcio, e ci siamo abbassati un poco troppo, quello sì, però bisogna dare anche merito a chi ha grandi palleggiatori e allo stesso tempo a calciatori di qualità sulla fase offensiva. Ripeto, penso che la squadra ha fatto veramente il massimo e poi ripeto quanto detto, la partita poi l'avete vista.
e a parte quel mezzo errore che c'è stato nell'occasione del gol del Foggia di Zillo, se non sbaglio, Zillo comunque ha giocato una bella partita. Sì, è un ragazzo che stiamo provando dal ritiro in quella posizione centrale lì, e secondo me ha tutte le qualità e le caratteristiche per farlo. È un giocatore che può fare anche l'interno, può fare il trequartista, ma secondo me il suo futuro sarà lì davanti. Mister, lei ha definito, intanto buonasera. Ha definito questa partita una gara spartiacque. A questo punto le chiedo, condivido perfettamente che il risultato è bugiardo, le chiedo, non c'è il rischio dell'anonimato per il Messina? No, dobbiamo fare il campionato che ho sempre detto, guai a volare alti, assolutamente, come ho sempre detto, l'ho ripetuto anche ieri in conferenza stampa, la squadra la vivo io e conosco io le problematiche che ci sono, i momenti, le situazioni che si vengono a creare, e noi dobbiamo assolutamente quanto prima tirarci fuori da una classifica che in questo momento è abbastanza deficitaria, ma come ci sono tante altre squadre come noi, quindi non mi sento di aggiungere altro se non quello che ho sempre detto, perché quello è il mio pensiero e né mi lascio condizionare da tante cose che leggo o scrivono. Assolutamente, noi sappiamo quello che è il nostro cammino. Mister, le volevo chiedere, intanto buonasera. Buonasera. Ho visto nel primo tempo soprattutto gli esterni del Foggia, Agostinone e Bencivenga da una parte e dall'altra, che spingevano tantissimo. Se è quello che un giorno le piacerebbe facessero Benvenga e Donnarumma o Marin o chiunque giochi sugli esterni del Messina? Sì, per fare quello dobbiamo crescere soprattutto nella catena centrale, e quindi è una crescita che deve avvenire da parte di tutta la squadra, non esclusivamente dagli esterni bassi. Oggi quello che cercavo e quello che volevo era una conferma di questi ragazzi, ed è stata una conferma molto positiva. E poi un'ultima cosa su Orlando, che purtroppo sembra immalinconito su quella fascia perché non può fare il suo gioco. Se glielo chiediamo sempre, se tra qualche settimana, magari già dalla prossima, si può studiare qualcosa per favorirne le caratteristiche. Dobbiamo cambiare struttura per portare Orlando lì davanti. In questo momento stiamo giocando così e il più sacrificato, come dicevo ieri, è lui. Conosciamo quelle che sono le sue caratteristiche e in questo momento sta facendo un lavoro veramente sfiancante. Vediamo quello che succede, vediamo quanto cresciamo e poi valuteremo tutto.